Allora, da qualche minuto si è concluso il Consiglio Comunale di Savoca. Oggi all'ordine del giorno si parlava dell'esercizio del bilancio, l'operazione del bilancio, e poi c'erano tre interrogazioni presentate al gruppo di minoranza. Sì. Ci siamo con il capogruppo, ex candidato sindaco del Comune di Savoca, Giuseppe Muscolino. È soddisfatto delle risposte che oggi ha ricevuto dalla parte dell'amministrazione comunale? No, perché sono risposte parziali. Intanto buonasera, sono risposte parziali perché riguardo alla variazione di bilancio mi aspettavo un attimino un incontro anche con il responsabile di area per vedere quali erano nel dettaglio queste variazioni, non in forma sintetica così come l'abbiamo sottolineato anche durante il Consiglio Comunale. Le interrogazioni sono state soddisfatte in parte perché sapevamo già che comunque gli operai dei cantieri non avevano ricevuto le spettanze perché non erano arrivati fondi dalla regione, però abbiamo chiesto un impegno all'amministrazione affinché vengano pagati, perché è giusto che ricevano le loro spettanze. Nel posto mio c'era anche la pubblica illuminazione, cioè sì, visto che in questi mesi la pubblica illuminazione, perché i lavori sono iniziati a circa fine agosto e poi sono state interrotte nella prima decade di ottobre, e ci sono stati diversi servizi, contratti che sono rimasti al buio perché non c'è stato appunto il cambio dei corpi luminosi, sono stati tolti quelli precedenti solamente. E poi anche perché, dico, 20 giorni fa circa, il giorno 11, è uscita una determina dove si nominava il gruppo di lavoro, però ci è sembrato strano che la nomina del gruppo di lavoro avvenga 3 mesi dopo l'inizio dei lavori. E la risposta scritta che ci ha dato il sindaco insieme all'ufficio tecnico è stata quella che i lavori, non è arrivata nessuna comunicazione della sospensione dei lavori. Però dico, un ufficio tecnico, dico, si chiama la polizia municipale, non si vede, dico, siamo ciechi, non... Ora l'interruzione voi, c'è stata, ecco. Ora voi che cosa intendete fare a riguardo? Intanto vogliamo interfacciarci con l'ufficio per vedere il progetto esecutivo, dopodiché interverremo anche per vedere i lavori che sono stati fatti insieme, chiameremo anche il sindaco, anche con l'ufficio tecnico, per vedere anche i lavori, perché il ripristino delle aree dove sono stati installati, a nostro giudizio, non sono stati ripristinati in modo corretto. Ci sono tratti dove c'erano magari marciapiede, è stato messo il cemento al posto di una mattonella. Dico. Comunque, dico, il lavoro deve essere fatto in modo adeguato. Ecco. In questo Consiglio Comunale, cioè da parte dell'amministrazione attiva, cioè più volte è stato ripetuto la parola collaborazione. Collaborazione. Voi che cosa intendete per collaborazione? Allora, noi collaborazione, quando ci saranno in ballo gli interessi per Savoca e per i savocesi, la nostra collaborazione sarà sempre presente. Diversamente, come è accaduto e ho anche denunciato in Consiglio Comunale, se per collaborazione loro intendono che quando veniamo qua a visionare degli atti non ci permettono oppure ci rimandano 2 o 3 volte, quello non è collaborazione. Ovviamente, dico, speriamo che questo non accada più e che prima anche di convocare un Consiglio Comunale, perché l'ho anche detto prima, abbiamo l'opportunità insieme al responsabile di area, insieme comunque ai colleghi, di visionare e vedere le proposte nel dettaglio, no? In forma sintetica, così come è avvenuto oggi. Ok, grazie. Grazie a voi.